Bene amici del Santo Cuore, siamo sempre qua alla presentazione ufficiale allo stand di Sony. Questo è il nuovo Xperia Z5. Andiamo a vedere un attimino le dimensioni: 146x72x7,3 mm di spessore, un peso 154 grammi, un pannello di risoluzione 4K, un 5.2 pollici, 1080p, Triluminos, X-Triform Mobile, Picture Engine e diverse altre feature. La camera è una camera con apertura focale 2.3 da 23 megapixel, un sensore Exmor RS e una tecnologia G. La batteria è una 2900 mAh con la modalità anche stamina, tante altre funzioni che Sony già implementa nel suo firmware. Il processore è uno Snapdragon 810 con 3 GB di RAM, un Adreno 430 e memoria espandibile fino a 200 GB. Monta la nano SIM, poi vabbè, wifi chiaramente in classe anche AC, abbiamo l'LTE in categoria 6, dicevo il wifi anche in classe AC, la tecnologia MIMO inserita, quindi abbiamo più antenne wireless per coadiuvare sicuramente in maniera molto migliore il segnale wireless, Bluetooth 4.1. È presente in 5 colorazioni: bianco, il grafite che è questo, il nero, il gold e il verde. Andiamo a vedere un attimino la fotocamera come scatta. Dico sempre che a me la fotocamera Sony non mi è mai piaciuta, tempo di scatto che non è paragonabile assolutamente a quello di un Samsung Galaxy S6. Guardiamo un attimino la qualità è sicuramente buona, però dobbiamo tener conto che questo è un top di gamma con 23 megapixel, ma fotocamera che sicuramente non mi convince assolutamente. Per quanto riguarda l'app drawer e le applicazioni preinstallate, non ce ne sono tante, sembrerebbe quasi siano un po' copiate da Samsung come Dropbox e quant'altro. Va bene, per questa breve preview è tutto, vi faccio vedere un attimino anche come a livello estetico, tutto in alluminio, abbiamo qua lo slot per l'espansione di memoria. Dietro abbiamo la camera da 23 megapixel, come dicevo, con apertura focale 2.3, il flash LED, tutto a filo, quindi non sborda come quella di Samsung, per esempio, tutto molto ben definito, non scalda particolarmente. Sotto abbiamo il connettore micro USB, non abbiamo il Type-C, qui un bocchettino per l'accetto come standard Sony, qua il bilanciere del volume, il tasto di sblocco e spegnimento rapido e qui il tasto per la corsa rapida dalla fotocamera. Infatti se premiamo il tasto vediamo che entriamo subito nella fotocamera, tempo di scatto che è veloce però non è velocissimo e le foto, ripeto, vengono discretamente, però vedete che qua sono un po' sfocate, in realtà in tutto, cioè non vengono malissimo, però diciamo che tendenzialmente non mi piace un attimino come gestisce l'interlacciamento dei pixel e quant'altro. Ora vi devo salutare perché stasera ho l'aereo, rimango soltanto oggi, quindi vi ringrazio, ciao a tutti da Alessandro Cuore e al prossimo video.